Lara, Lara, fa la brava, Stella, falli fermare. Lara, ascoltami, scendi, vieni con me. Lasciami stare! Vieni a vivere con me, ricominceremo. Per favore, fermatevi, ragazzi. Non sapete niente di noi, noi ci vogliamo bene, le voglio bene ancora. Non ho più niente, Lara, da dirti. Fatelo scendere, non voglio che mi tocchi. Cosa fai? Dai, accendela. Lara, tu non stai bene. Io lo so che sei stata malata. Non puoi continuare a vivere così, cosa vuoi, finire come una barbona? Vattene via! Non puoi! Via, non voglio sentire più! Per favore, ascolta! Fai un'altra volta, sai! Vieni con me. Lara, vieni con me. Scendi, vieni a casa mia. Fatelo scendere! Per favore, via, se no vado via io! C'è una camera per te a casa mia! Niente, ma vieni! No, no, non ti credo! Mi hai già fregato una volta, vai! Vieni, credermi, tesoro, stavolta! Vieni subito a casa! Lo sai che se ci vediamo, dai, 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 faccia prendere la multa! Lascialo stare, dai! Dai, che siamo anche sopraccarico! Per favore, ti prego, scendi, credimi! Vieni giù! Hai visto che adesso ti sei fatto male? Ma no, non è niente. Ah, lasciala perdere. Lasciatemi parlare con lei. Mandatelo via! Mandatelo via! È un vigliacco! È stato la rovina della mia vita! È un ruffiano! Va a bottega, dai, va a lavorare. No, non vado a lavorare, io sono il padrone di Milano, io sono milionario. Lasciami parlare un minuto. Tien giù le mani, per favore. Va a casa, dai, allora. Tien giù le mani, che mi dai fastidio. Tien giù le mani, eh? Ma porca, devo parlare con lei, se devi parlare un momento! Tien giù le mani! Tien giù le mani! Porca... Hai visto? Sei contento adesso? Hai visto cosa è successo? Eh? Dai, dai, fai il bravo, vai. Vai a casa. Adesso va a casa e fai il bravo. Dai, su, cammina. Via. No, non fermarti, lascia perdere. Dai. Da retta a me, dai, cammina, cammina. Non devi mica provocare. Su. Gino, Gino, ma stai fermo, muccala! Basta, Gino! Carretto! Fate schemare! Basta! No! No! Aiuto! Ammazzano! Carretto, basta! Basta adesso! Dai, pedala! Tira sul capello! Aspetta, Alberto! Alberto, aspetta, non possiamo! Qui finisce male, finisce con le guardie! Livio, diglielo anche tu! Ma siamo diventati tutti matti! Finisce in questura, vedrai, vedrai se non finiamo in questura! Cesarino! Ma cosa gli hanno fatto? Portiamolo in macchina almeno! Impossibile, non si regge in piedi! E allora qua, qua, fate presto, piano. Prendilo da andiamo, andiamo, presto, presto, che arriva gente! Qui è vuoto! Attento alla porta! Là. Nino, guarda se viene qualcuno. Ma perché non l'avete fermato? Perché non l'avete aiutato? Perché? Qui ci vogliono due punti. Sì, e una virgola. Ti fa male qui? No. E qui? No, 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 è tutto qua. Me l'hanno rotto. Bisogna guarda. Portarlo alla guardia medica. Ma va, guardia medica per quattro cazzotti. Io ho fatto la box, sai, ma l'ha fatto anche quello là. Cristo, che pugni. Ma anche tu, però. Ma lasciala perdere una come quella. Lui no, lui deve fare sempre quello che gli gira in testa, il numero di varietà. Poteva finire peggio, lo capisci? Ma quando ti decidi a crescere, Cesarino? Io? Sveglia, sveglia. Lo dico per te. Cosa devo fare? Tu vivi così, come se nella vita non ci fossero delle regole. Donne, figli di qua, di là, tutto facile, tutto da ridere. Stai attento, che un giorno o l'altro... Cosa vuoi dire, Alberto? Lasciamo perdere, va. Ognuno sai. No, no, dillo. Tu lo sai che quando parli t'ascolto io. Dillo. Le donne, per esempio, Giulia e quell'altra, come si chiama? Maria. Ecco, Maria. Bello scherzetto. L'arem. Ma lascia che passino gli anni.
E se passano gli anni? Si stancheranno. O ti stancherai tu. O una delle due andrà via. O vi tradirete. Lo dico per te, sai. Professore, cos'hai? Oh, schifo. Di me. Di noi. Guarda che le botte le ho prese io, sai. Cesariello su. Portatelo là. Tieni, ho visto dove sono i tazzi. Torna da lui, non abbiamo altro da dirci. Ciao. Carla, te ne vai così? Per un momento vi ha fatto piacere quando lo picchiavano. Come? No, no. Sì. E anche a te, Alberto. E lui lo sa. Ma perché? Per una come me. Ma io... Io sono sempre suo amico. Allora, fagli credere che hai avuto paura. Paura di quei teppisti là. Lui ci crede, sai. Se glielo dici tu, ci crede. Se invece capisce che non gli vuoi più bene, lo distruggi. Promettimi che glielo dici. E va bene. Scusami. Sandrino, mi spiace per la tua macchina. Il danno... Ma figurati, è una carriola. Poi la vendo. Vendo tutto il materiale. Liquido la ditta. Ah, per quel posto, Cesarino, non so se... Ah, no, no, non ce n'è bisogno. E al cinema sto benissimo. Sai, lo zio è un buonaccione. Molte domeniche andiamo alla partita insieme. Ah, hai bisogno di quella testimonianza? Ma no, scherzava. Sì, scherzavo. Senti, se hai bisogno, se ti serve qualcosa, sai, io ti posso dare. Tu poi me li ridai quando vuoi. Risolvo io. Oh... Io fra un'ora devo essere a Warner Bros. Aprono. Devo ritirare il film. E poi bisogna che cominci a curarlo il mio cinemino. E non so fare altro. Quella, oggi è il compleanno di mio padre, eh? Se lo blocco prima che vada in fabbrica, magari qualche lira gliela becco. E la Carla dov'è? Doveva andar via, ha preso un tassì. A quest'ora i bambini si alzano. Devo accompagnarli a scuola. Qua costruiscono, costruiscono, ma il miracolo economico è finito. Ce ne accorgeremo. Quando torni? Presto, non so, ma presto. Mi dai il tuo telefono? 799-293. 799, non ho da scrivere. Hai una penna? L'avevo, ma mi deve essere caduta prima. Professore, ti accompagno all'ospedale. Comunque tu sei sempre al cinema, no? Sempre, sempre. Ti brucia lo zigomo? No, mi prude un po', mi fa ridere. Ti accompagno? No, io passo il ponte qua e trovo subito l'agenzia della Warner. Ma prima devo telefonare allo zio per chiedergli scusa. E devo chiamare a casa. Maria, Giulia. Beh, arrivederci.
Vedrete la prossima volta, altro che la triste. Ma un'altra come la bionda dove la trovi? Io devo andare da mio fratello. Buh! Cesarino, Cesarino. Peccato. Perché? Non ci siamo detti niente. La prossima volta restiamo soli noi cinque e parliamo. Per tutta la serata. Va bene? Va bene. Allora, intesi? Ti telefono. Sì. Mi telefoni. Cardi, le ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca. Bianca, in luglio come in gennaio, per l'amico sincero che mi dà la sua mano franca, per chi mi vuol male mi stanca questo cuore con cui vivo, cardi le ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca.